Siamo a Parigi. Cioè, non so come iniziare questo video, ma siamo a Parigi durante le Olimpiadi. Ci crediamo? Dobbiamo crederci. Troppo troppo felice, anche perché sono qui con Adidas. Chi mi segue da tantissimo tempo sa tutto e sono molto molto felice, sono molto contenta di essere qui. Il mio compito è quello di portarvi un pochino dietro le quinte, insomma, di farvi vedere quello che succede agli spalti e oggi andremo a vedere il ciclismo su pista, che dovrebbe esserci anche tutte le qualifiche finale, e poi domani l'atletica. Non vedo l'ora. Quindi io ora sono appena entrata in questa meravigliosa stanza. Posso dirvi che ha un chicchino, poi scopro angoli, cioè essenzialmente entri e hai il letto e dici: ok, piccolo, ok. Quindi letto, fai ok, super carino sui tetti di Parigi. Di cosa stiamo parlando? Che meraviglia, bellissimo, bellissimo. Salve, buongiorno. Poi si apre questo bagno che è bello grande, devo dire, quasi tanto, tanto quasi grande tanto quanto la camera. Poi a un certo punto faccio: ma la doccia era qui. Sembrava non ci fosse. Comunque, ora mi faccio una bella doccina perché in realtà sono arrivata verso le 2, no, sì, l'1:40, le 2, ma la stanza era libera adesso, quindi mi sono presa del tempo, cioè sono andata a farmi un giretto per Parigi, perché che fai, arrivi a Parigi, te ne stai ferma, e ho fatto una sudata di nulla, e quindi ora mi cambio e volo al velodromo per la gara di ciclismo su pista. Io sono troppo felice, troppo esaltata. Let's go. Ci aspettano 2 giorni pieni ed esaltanti. Yeah! Per arrivare al velodromo ho preso i mezzi pubblici, devo dire ben organizzati, un po' lunga la tratta, molto lunga, però quando siamo arrivati qua, cioè quando sono arrivata qua, io e me stessa, è tutto segnalato, ci sono un sacco di volontari per la strada, molto molto carino. E pensavo più caldo, molto più caldo. Temperatura piacevole, c'è anche un ventolino, devo dire. Parigi d'agosto me l'aspettavo infuocata. Vedremo domani. Magari domani morirò perché all'aperto, invece ora il velodromo è chiuso, quindi vabbè. Wow. Sì, è stato fatto il gap. Siamo a un evento dell'Olimpiade. And a false start there for the People's Republic of China. Oui, c'est un faux départ ici pour la République populaire de Chine. Io sembro una pazza, sono tipo adoro, oddio! Praticamente c'è tutta l'arena dove loro girano e poi in mezzo ci sono loro che si riscaldano. Io morta. Ma poi, ragazzi, volano questi, ci vanno a 65 km all'ora. Tra poco tocca l'Italia. Ah oui, c'est le tour le plus rapide à la course de 1000 mètres, en 1:55.014 pour cette équipe. La Ditaine, on le rappelle, qui détient le double record du port olympique et record du monde. Great Britain!
devastata. Giornata decisamente impegnativa e pesante. Sono le 9:45, io non ho ancora cenato e se vi dico cosa ho mangiato per pranzo, lo so come faccio a stare ancora in piedi, infatti se mi sento morta. Ho fatto una cosa che non credo di aver mai fatto in tutti i miei viaggi di lavoro dove magari la cena era libera, e cioè prendere trasporto e mangiare in camera d'hotel. Giuro non l'ho mai fatto, perché piuttosto mi sono andata magari a fare delle cene da sola, che anche quello è molto bello, però il motivo era anche, cioè, se è una città, come in questo caso sei a Parigi, che fai? Non esci, non te la vedi, non te la godi? Ma me la sono già goduta. Oggi proprio non ho quella che si chiama FOMO, che è la fear of missing out, quindi la paura di perderti qualcosa. No, oggi proprio non mi è passata per la mente, ho detto dai, vado, me la prendo, oppure la faccio portare qui e poi vado a mangiarla su un panché. Ma perché devo andare su una panchina all'aperto in mezzo alla gente a guardare magari il paesaggio? Ok, però trova la panchina col paesaggio giusto, passano altre 2 ore. No, io ora mi metto qui, Netflix, mangio e me ne vado a letto. Cioè, ve lo giuro, è la cosa più bella che posso fare in questo momento per me stessa, e lo farò se il rider partisse. Ho questo timore, ho questo sentore che mi annulleranno l'ordine, perché il posto chiude alle 10, doveva consegnarmela 20 minuti fa e continua a rimandare. Me lo sento qui, tra un po' diranno no, il tuo ordine è stato annullato. Vabbè, oddio. Sono stanca, ma è stata una giornata tosta ma bellissima. Non avrei mai creduto che il ciclismo su pista potesse essere così interessante, così bello, così accattivante, no? È stato veramente emozionante. Vi giuro che mi è venuto mal di testa e la sensazione di giramento di testa solo guardandoli, quindi io veramente, cioè, guardavo questi atleti e dicevo mamma mia, e bellissimo, e anche vedere il pubblico emozionantissimo, cioè proprio quelle cose che vedevo in TV fino a ieri, vederle dal vivo, la premiazione, lo spirito sportivo, bellissimo. E domani mi aspetta l'atletica leggera. A proposito, sono abbastanza felice di rimanere a mangiare in camera perché sono tornata e c'era un regalino. Raga, se non conoscete la Dure, non so, io non parlo francese purtroppo, avrei voluto impararlo durante il Covid, ma ho creato workout per voi, quindi non ho avuto tempo, ma è famosissima a Parigi per i macaron. E qui c'è una scatola con 9 macaron, ma la particolarità che ho già aperto e scoperto è che questi macaron non ce la faccio. Io non ce la faccio. C'hanno un logo di Adidas. Adoro profondamente. Arriva sta bolla che me ne voglio mangiare uno. Va bene, li metto via. E niente. Ah, madonna. Mi sono presa dentro la treccina che mi sono fatta al mare proprio per questi giorni. Tutta con il filo, insomma, dell'Italia, se non sarà capito. Ah, trapano. La faccia era large. Vabbè. Va bene qualunque cosa. Hai fatto la large? Sì. Ah, non è large? Va bene, dai, è alta. Ah, fanno belli, fanno una foto e ti fai rimborso. No. Dai, vabbè, ti lascio mangiare con calma e poi vai subito a letto, dai. E buon appetito e
hai mangiato tu? Oh, io mangio, sono di sono dello stesso tessuto, Lo sono un po' so, resistente delle classiche, però lo so. Amore, li ho esatto. visti? Ma quando boh, non so quando l'hai visti, ma in mare forse. Niente, però per esempio hanno preso il latte, io ho il latte giù, quindi bisogna solo capire come organizzare meglio. Ma per praticità, solo per praticità, per quello, però. Posso dire delizioso, veramente. Alla mandorla, sapevo di aver scelto il migliore. Buonissimo. Buongiorno, ieri sera poi mi sono un po' persa e non vi ho aggiornati, ma ovviamente il mio ordine è stato annullato. Impiegarci 40 minuti per una bowl, palese. E alla fine me ne sono presa un'altra, erano le 10:30, distrutto. Ok. Ho girato la stanza ieri sera, tipo mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, facendo le mie cose, vloggando, video, eccetera. Non mi ero accorta di uno zaino. C'era qui uno zaino, questo bellissimo. Uno zaino tipo uno zaino valigia, perché ha la maniglia anche qua, si chiude così e ha anche lo spazio per il computer. Stupendo, mi piace un sacco. Non so come lo porterò via, ma ci penseremo domani. Con un po' di cosine di Adidas, tra cui questa bellissima maglietta che ho abbinato perfettamente a questi pantaloni, sembrava fatta apposta. Vediamo se si vede. È grande, è un po' oversize, quindi l'ho messa dentro e bellissimo con, non so se lo notate, il logo, insomma, queste strisce in rilievo. Stupendo, abbinato al pantalone e ora sto indossando le scarpe che vi dirò, non sono particolarmente proprio il mio genere. Io indosso delle sneaker un po' più minimal, se posso dirle, però vi devo vedere. Come mi vedo magari in figura intera allo specchio, eccetera. Sono molto curiosa di vedere come mi stanno. Quindi ora mi sono già vestita e truccata e sono pronta, forse, per andare a fare colazione. E poi questa mattina saremo allo stadio de Stade de Paris per vedere l'atletica. Super excited per l'atletica. Let's go. Colazione time, super royal, bellissima. C'è latte di mandorla e anche di no, quelli sono bianchi scremati, latte di mandorla. Facciamo un sacco di dolcini, pasticcini. Oh, healthy corner, mandorle. Polline adoro, se mi dici ah, sei for the win, salumi, formaggi e qui ci siete voi, vero? Yes, le uova, siamo salvi raga, siamo tutti salvi, che bel pane, ah senza glutine, si erano dimenticati, oddio, muoio raga, muoio. Anche lo yogurt greco, yes. E voilà, ho fatto questo con yogurt greco, un po' di latte di mandorle, semici a frutta che arriva dopo e fiocchi d'avena. Quindi queste uova non tante, raga, perché mi ispirano? Non lo so. Pane un po' leggermente tostato, mandorle. Questa location bellissima. Per fare il viaggio mi sono messa una canotta perché sennò rischiavo di fare una sauna impegnativa dentro quella maglia e ora siamo arrivati, sono arrivata, che palo sembra, siamo arrivati allo Stade de France, come diceva il cartello,
Here we go, siamo una moltitudine. Wow. Io, eccolo. Sono arrivata allo stadio e sono da lounge. Oddio, d'oro. Faccio vedere praticamente questo corridoio segretissimo che nessuno sa. Si entra, siamo alla 20 bis e abbiamo il bar. Hello! Con praticamente seconda e terza colazione, si può anche fare l'aperitivo così alle 8 del mattino. E abbiamo diretto accesso. Oh mio Dio, di cosa stiamo parlando? Meraviglia, wow. Io ho messo i miei occhiali superpoteri. C'est un exploit monumental, c'est un exploit unique et c'était à Paris. È meraviglioso. Minima una radiocomandata per riportare indietro le acque. No vabbè, io morta, mortissima. Praticamente c'è un bordello, però super organizzato. Il mio incubo. Praticamente qui hanno i set di partenza che si stanno riscaldando, però in mezzo parte il lancio del giavellotto, quindi ora devono tipo arrivare, bloccarli che stanno riscaldando, però bordello, infatti un'organizzazione pazzesca. Sono arrivata all'Adi House, che è un luogo, adesso vi faccio vedere, creato da Adidas, dedicato agli atleti, le famiglie degli atleti, in modo che possano incontrarsi, perché gli atleti stanno nel villaggio olimpico, le famiglie no, e quindi Adidas ha pensato di creare questo spazio per dargli appunto l'opportunità di stare insieme. Guardate che cos'è. È questo grandissimo open space al settimo piano. Qui abbiamo l'angolo cibo, tutto il giorno, tutto il giorno c'è di tutto. E così. Qui si può mangiare, lavorare. Poi due arene per vedere lo sport di qua e di là. Questa cosa pazzesca. Un po' di apparel e poi hanno fatto due cose fighissime che sono il beauty corner per profumo, unghie, make up, che io passerò sicuramente perché c'è una situazione un po'... Guardate che figata si fanno le unghie, adoro profondamente. Corner svago, adoro. Ma raga, vogliamo parlare di questo? Il corner perline, collanine. Sapete dove sarò io fra 5 minuti. E poi il pezzo forte. Non sono io, ma questa vista incredibile su Parigi. O meglio, sulla Torre Eiffel. Raga, ma ci rendiamo conto della... Take it all in? La bellezza di questa terrazza? Io non ci credo. Recuperate tutte le letterine Paris 2024 Olympics e ora infine la faccio di tutto. Grazie! Una volta tornata in hotel ho riposato un pochino,
però poi mi è preso, ho detto visitiamo la città correndo, e così ho fatto. Quindi ora sto andando a prendere da mangiare e l'intenzione è di andare a mangiare sotto il balloon, che praticamente qui per le Olimpiadi la fiamma olimpica si trova dentro questo pallone aerostatico che fanno partire in aria al tramonto. Quindi ora sono al Louvre perché appunto c'è questo pallone aerostatico che contiene la fiamma olimpica. Al tramonto, ma è già tramontato, perché non sei su in aria, vuoi vedere che oggi è l'unico giorno in cui non sale, dovrebbe salire e raggiungere i 7 metri d'altezza. È salita! Oh no! Vi dico solo questo tizio, questo bacchio, cioè la situa. E che dire, il mio sogno olimpico si conclude qua. Sono stati 2 giorni molto molto intensi, molto belli. Chi mi segue, mi conosce da tempo, può immaginare quanto io sono stata orgogliosa e felice di essere qua con Adidas, sicuramente. E chissà. Sono stati 2 giorni meravigliosi, spero di avervi fatto un po' vivere queste Olimpiadi in modo un po' diverso, magari da come le avete viste solo in TV, qualche dietro le quinte così, anche divertente. Io sono ancora lì alle macchinine che riportano indietro le aste, adoro profondamente. E basta, quindi io concluderei qui questo vlog parigino. Io vado in aeroporto fra un'ora, quindi visto che ora è anche spuntato il sole ho pensato ma perché non concludere la giornata facendomi un altro, concludere la giornata appena iniziata, concludere questo viaggio a Parigi facendomi un ultimo giretto, e quindi ora vado 40 minuti, una passeggiatina, andarianda, anche perché poi mi aspettano ore e ore tra aeroporto, macchina e... Se volo tutto seduto, insomma atterro a Firenze alle 4:30, quindi sono le 11:30, sono le 11, insomma è lunghina. Allora io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere se avete shippato questa piccola breve reunion, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Muah.